Questo è il terzo anno. Gli studenti degli istituti scolastici della provincia di Pesaro Urbino, protagonisti delle giornate FAI di primavera. Circa 400 studenti in qualità di ciceroni hanno affiancato la delegazione nelle visite ai luoghi aperti a cittadini e turisti. Si tratta di una collaborazione ormai consolidata tra il FAI e le scuole del territorio. Una collaborazione che risale nel tempo, quindi non siamo, diciamo, alle prime prove. Sicuramente è nato in seno al FAI nazionale e noi ultimamente facciamo sempre riferimento al Covid, quindi nel post-Covid ci siamo ripromessi di fare ridecollare appunto questa esperienza. È un'esperienza bellissima perché ci mette a contatto con i giovani, con gli studenti di tutte le scuole della provincia in particolare. Un progetto che nasce con un periodo di formazione per i tanti studenti che decidono di partecipare alle giornate FAI, un'esperienza apprezzata dagli alunni e che permette una crescita personale e culturale. Si impara sicuramente ancora di più ad amare il proprio territorio, ci si sente responsabili perché sono loro, questi giovani ciceroni, che illustrano agli adulti appunto la storia, le particolarità, le bellezze dei nostri monumenti, del nostro paesaggio e quindi sicuramente può essere qualcosa che accompagna un ricordo bellissimo secondo me per loro, ma anche qualcosa che nel futuro li accompagnerà anche nelle scelte che potranno fare nei loro studi e comunque diciamo il primo momento per capire che poi prenderanno loro in carico questo patrimonio e dovranno, diciamo, così portare avanti un po' le attività che stiamo facendo noi oggi. Gli studenti che hanno partecipato al progetto targato FAI sono stati premiati con un riconoscimento durante una cerimonia svoltasi in prefettura. Sono stati bravissimi questi studenti, tra l'altro di età diversa, e effettivamente hanno saputo rappresentare e raccontare tutti i nostri monumenti più importanti. Io ne ho visti alcuni, tipo nella chiesetta nel nome di Dio, ma anche in prefettura abbiamo acquisito un sacco di informazioni che prima non sapevamo, quindi ragazzi bravissimi. Ma bravi soprattutto quelli dell'organizzazione del FAI e anche i docenti che li hanno preparati, quindi ben vengano queste giornate. Tra l'altro noi abbiamo avuto qui delle file lunghissime fuori dalla prefettura che volevano entrare, sono entrati, hanno potuto ammirare questo patrimonio bellissimo che è il nostro Palazzo Ducale, quindi sono assolutamente favorevole a queste giornate. Io ho fatto il FAI da 3 anni ormai, quindi da quando faccio la terza superiore e nelle varie ville dei dintorni, quindi siamo stati a Villa Miralfiore, a Villa Severi, insomma, quindi nei dintorni di Pesaro. E quest'anno faccio il 5º anno, quindi forse l'ultima, ma forse continuerò come volontario FAI. È bello parlare fin da bambini agli altri di cose che abbiamo nei nostri luoghi, quindi è importante saper parlare di cose fin da bambini. Da noi sono venuti appunto a chiedere chi è che volesse partecipare a questa esperienza. A me comunque piace molto anche il Parco Miralfiore, che ci hanno appunto spiegato che noi avremmo presentato quello. E quindi mi sono appunto offerta per questa esperienza, che secondo me sarebbe stata molto educativa e appunto è stato molto bello per me e che mi ha appunto aiutato anche a conoscere meglio il mio territorio. E questa è per me il terzo anno in cui ho avuto modo di partecipare alle giornate FAI di primavera ma anche di autunno. È stata un'occasione molto importante per poter approfondire le nostre conoscenze e allo stesso tempo anche entrare in contatto con i visitatori, a cui condividere la nostra passione e far conoscere dei luoghi che sono al di fuori del percorso canonico di visita di una città come Urbino, ma che allo stesso tempo contengono dei tesori e delle opere molto importanti e interessanti per il nostro territorio.